Un taxi solidale per il trasporto di utenti e persone fragili in ospedale e centri di riabilitazione, ma anche interventi per far fronte all'emergenza sanitaria in atto. Non si sono mai fermati i volontari di Angeli Senza Frontiere, l'associazione bitontina guidata da Vito Plantamura. Abbiamo ripreso il nostro servizio di taxi solidale, lo abbiamo ripreso migliorandolo, nel senso che tutti i volontari sono ormai dotati dei dispositivi di protezione individuale, in rispetto anche alle norme, quindi sono dotati di tute, copriscarpa, coprivolto, mascherine, gel per le mani, e la cosa più importante è che dopo ogni intervento il mezzo viene sanificato. Durante questo periodo è stato quasi impossibile recuperare dispositivi di protezione individuale e grazie alla generosità di aziende e privati l'associazione è riuscita a donarle a persone immunodepresse e alle forze dell'ordine. In questo periodo di pandemia, ahimè, le mascherine sono diventate il pane, come il pane quotidiano, per cui laddove c'è possibile doniamo le mascherine, che servono un po' a tutti, in modo particolare anche alle persone immunodepresse che hanno difficoltà. E abbiamo anche portato avanti l'iniziativa di donarle a tutte le forze dell'ordine della città di Bitonto, alla Polizia di Stato, alla Polizia Locale, alla Guardia di Finanza, Carabinieri e anche all'NPC Puglia, la Protezione Civile. Una grande macchina della solidarietà che muove i suoi passi grazie alla disponibilità dei volontari. I volontari con la V maiuscola, perché sono persone che mettono a disposizione il loro tempo, e lo sottolineo, l'ho detto più volte, in maniera gratuita, non percepiscono nulla, ma proprio sono colti da questo sentimento di altruismo e di disponibilità per l'aiuto di queste persone in difficoltà, e quindi grazie anche a loro riusciamo a portare avanti un programma di solidarietà non indifferente.